Ti sei mai chiesto come un'applicazione decentralizzata legga le informazioni da una blockchain? Una dApp dove prende l'immagine di un NFT? Come sa qual è l'exchange con più liquidità? E il volume? Oppure come sa se una proposta di miglioramento ha avuto un esito positivo? E credimi veramente, potrei continuare all'infinito. Se nel mondo normale esiste Google per chiedere questi tipi di informazioni, nel mondo della blockchain, nel mondo delle criptovalute abbiamo The Graph, che ci permette di chiedere tutte quelle informazioni in maniera decentralizzata, senza doverci fidare di nessuno, con la sicurezza che quell'informazione non potrà mai essere modificata. Io sono Leonardo e in questa analisi cercheremo di capire se The Graph merita la nostra attenzione e soprattutto se è un progetto valido. Per farlo cercheremo di capire come è fatto, chi c'è dietro al progetto, l'economia della moneta, il potenziale e l'utilizzo attuale del protocollo. Non so se vi siete accorti, ma ho una bella nuova felpa e questa è quella di Bitcoin con il logo ricamato. Devo dire che vestono proprio bene e anche al tatto sono belle calde, mi piacciono. Cioè, sarà una bella felpa per affrontare questo bear market molto freddo. Se ti piace vestirti bene con roba di qualità, ti lascio il link in descrizione del nostro nuovo negozio online. Il team. I cofondatori iniziali sono Yaniv Tal, responsabile del progetto, Brandon Ramirez, responsabile della ricerca, e Janis Polman, responsabile tecnico. I fondatori avevano già lavorato insieme per molti anni nel mondo tradizionale. Nel 2017 hanno fondato The Graph e nel 2020 hanno lanciato il protocollo. Devo dire che lo sviluppo è abbastanza decentralizzato perché in realtà il team originale si chiama Edge and Node ed è quello che crea la maggior parte delle proposte, però poi ci sono dei team di supporto, possiamo così definirli, creati dalla community, che aiutano a contribuire alla crescita del progetto. Cos'è? Come funziona? The Graph è un protocollo decentralizzato che indicizza e serve su richiesta i dati di una blockchain, iniziando da Ethereum. In sostanza, indicizzare ci permette di ridurre i tempi per avere delle informazioni. Una blockchain è una catena di blocchi di una certa lunghezza. Questo perché i blocchi ovviamente non vengono cancellati. Pensa che Ethereum addirittura produce un nuovo blocco ogni 12 secondi. Pensa quanto sia difficile trovare un'informazione all'interno di una blockchain vecchia di 7 anni che ha più di circa 16 milioni di blocchi. Con l'indicizzazione si fa un lavoro che è molto simile all'indice di un libro, che ci permette di trovare facilmente il capitolo a cui siamo interessati, per esempio. Poi ci sono applicazioni come Etherscan che forniscono dati rapidamente riguardo a qualsiasi blockchain, però questi dati provengono da un'indicizzazione interna proveniente da un database centralizzato. E dunque, chi assicura la veridicità di questi dati? Ovviamente capisci che non è l'ideale per costruire applicazioni decentralizzate fare affidamento su dei dati esterni provenienti da un'applicazione centralizzata che dunque possono essere corrotti. Progetti con smart contract complessi, come per esempio Uniswap, salvano i dati sulla blockchain di Ethereum, rendendo difficile reperire quei dati per uno sviluppatore esterno. E i dati che arrivano sono molto semplici, non è possibile fare richieste complesse in base a dei filtri o in base a relazioni con altri tipi di dati. Se volessi fare una richiesta di avere un NFT specifico in base all'indirizzo del proprietario e altre caratteristiche di quell'NFT, sarebbe praticamente impossibile. The Graph risolve questo con un protocollo decentralizzato che permette agli sviluppatori di richiedere questi dati tramite una GraphQL API, dati che vengono organizzati in subgraph. Questa GraphQL API è una tecnologia, è un modo di modellare i dati e di richiederli attraverso una Application Programming Interface. Questa richiesta di dati è fatta attraverso un servizio di hosting e una rete decentralizzata. Il service hosting è un servizio gratuito creato proprio dal team fondatore, Edge & Node, per conto della The Graph Foundation. Il suo scopo era quello di dare inizialmente agli sviluppatori la possibilità di utilizzare la rete in modo totalmente gratuito. Ora però ci troviamo in una fase di transizione dove la rete sta passando da questo servizio più centralizzato a un servizio totalmente decentralizzato. Questa rete decentralizzata è invece operata dalla community, dagli indexer, dai curators e dai delegators. Non preoccuparti, dopo vediamo esattamente chi sono. Lo scopo è quello di essere usato in produzione e di fornire una rete molto più efficiente in termini di costo e di velocità. Al momento supporta Ethereum e Gnosis Chain. Tra l'altro fammi sapere se ti interesserebbe un'analisi specifica su Gnosis Chain, perché ultimamente ne sto sentendo abbastanza parlare e mi sta incuriosendo, e non poco. Tra l'altro entrambi sono coperti dall'implementazione open source chiamata GraphNode, che si basa sul linguaggio di Rust.
Non so te, ma a me The Graph sembra davvero la Google delle blockchain. Però proviamo a capire come questo sia possibile e come funziona questo Graph Node. The Graph impara come e cosa indicizzare in base alla descrizione del subgraph. E il processo possiamo riassumerlo in 5 punti, molto generici. 1. Un'app aggiunge dei dati a Ethereum attraverso una transazione con uno smart contract. 2. Lo smart contract emette degli eventi mentre processa la transazione. 3. Il Graph Node continua a scannerizzare Ethereum cercando nuovi blocchi e nuovi dati per il subgraph. 4. Sempre il Graph Node trova gli eventi che noi abbiamo selezionato all'interno del nostro subgraph e li categorizza. 5. La dApp chiede a Graph Node i dati indicizzati usando il GraphQL Endpoint. È un URL speciale che si occupa di andare a prendere i dati e portarli agli utenti che hanno richiesto questi dati. Comunque The Graph fornisce un explorer che permette agli sviluppatori di trovare e comprendere i subgraph creati dagli altri utenti. Per esempio possiamo trovare subgraph creati dai team di Uniswap, Aave o addirittura Audius. Tra l'altro coincidenza abbiamo fatto un'analisi di ognuno di questi progetti, link in descrizione. La rete consiste in 3 partecipanti principali. 1. Gli indexer. Sono i nodi operatori della rete. Partecipano mettendo a staking i propri GRT token facendo funzionare il Graph Node. Il limite minimo per creare uno di questi nodi è 100.000 GRT token. Lo scopo principale è quello di mostrare e indicizzare i subgraph. I token messi a staking in caso di cattiva condotta possono anche essere persi. Però grazie a questo lavoro di indicizzazione dei dati possono guadagnare anche delle ricompense. Guadagnano delle fee per ogni richiesta che viene fatta e guadagnino una percentuale anche dei token che gli vengono delegati dai delegator. Infatti il secondo partecipante sono appunto i delegator, che sono quegli utenti che delegano i propri GRT token. Contribuiscono così rendendo più sicura la rete, senza però dover runnare un graph node. E grazie a questa delega guadagnano una porzione delle fee che guadagnano gli indexer. Infine abbiamo i curator, che sono importantissimi per l'economia decentralizzata di The Graph. Grazie alla loro conoscenza della rete sono quelli che segnalano agli indexer i subgraph da dover indicizzare. Mettendo a staking i loro GRT che sono aggiunti a una bonding curve, indicano quale subgraph ha un'alta qualità e debba essere prioritizzato. Per questo anche loro guadagnano delle fee in base alle richieste che riceve il subgraph che loro hanno segnalato. La tokenomics. GRT, come avrai ben capito, è il token nativo della piattaforma. È un ERC20 ed è stato creato su Ethereum. L'iniziale circolazione era di 10 miliardi, però l'attuale circolazione è di 10.5 miliardi. Questo perché il token non ha una massima circolazione. Il token è utile per gli indexer, i curator e i delegators che guadagnano delle ricompense per i lavori che forniscono. Ricompense che variano tra circa l'8% per chi delega e circa il doppio per gli indexers. Poi, importantissimo, serve ai consumatori che pagano i servizi in GRT. Infine, GRT possiede un'inflazione annua del 3% per pagare le ricompense agli indexer. Numero che tra l'altro potrebbe essere portato a zero grazie a una proposta della community. Abbiamo anche un processo di burning, ovvero una parte delle fee che il protocollo genera vengono bruciate. Fee che genera in GRT. Siamo all'incirca all'1% al momento e anche questo è sempre soggetto a parere della community. Volendo si può diminuire o alzare. Anche le tasse di deposito dei curators e dei delegators vengono bruciati, insieme a rebate e reward che non vengono riscossi. La distribuzione di token purtroppo ha visto una grandissima parte destinata agli advisor, al team e ai grandi investitori. Lo sblocco dei token è iniziato nel 2020 e verrà alla sua fine verso inizi del 2024. Ecosistema e potenziale. L'ecosistema è di tutto rispetto, basta pensare che al momento The Graph è funzionante su ben 39 blockchain differenti. Possiede una roadmap per il 2023 molto chiara che possiamo semplificare in 4 punti. Il primo è l'abbandono degli hosted service a favore della rete decentralizzata. Il secondo è Firehose, che è la nuova rivoluzione per indicizzare i subgraph. In poche parole, rimuoverà alcune complessità affrontate dagli indexer negli anni passati. Terzo, abbiamo il substream, che permetterà di aumentare la velocità di sincronizzazione dei subgraph. Ultimo, ma non ultimo per importanza, si sposterà l'intero protocollo sul layer 2 di Arbitrum. Salute del network. Messari ha pubblicato un report veramente completo proprio recentemente su The Graph e sulla salute di questa rete. Come possiamo vedere, in questo 2022 c'è stata una crescita nonostante il mercato ribassista. Ovviamente crescita non relativa al prezzo, ma relativa all'ammontare di revenue. Anche il numero di subgraph attivi sta crescendo
E in relazione troviamo anche il numero di fee generate nell'ultimo trimestre, che è superiore rispetto al precedente trimestre del 42%. Giudizio finale. Che dire, il potenziale di questo progetto penso sia illimitato. Potenzialmente tutti i progetti dovrebbero interagire con questo servizio, perché tutti i progetti, se vogliono chiamarsi decentralizzati, hanno bisogno di dati che provengono da una fonte decentralizzata. Più crescerà il mondo delle criptovalute, penso più crescerà questo protocollo, più crescerà The Graph. Qua, come sempre, aspetto la tua opinione nei commenti, voglio vedere se ti ha gasato anche te, ti è piaciuto quello che hai sentito. Ti ricordo, come sempre, che puoi trovare l'analisi scritta sulla nostra pagina web malatidicrypto.it. Puoi anche trovare in descrizione il link per iscriverti alla nostra newsletter, dove ogni venerdì ti mandiamo le notizie che abbiamo reputato più importanti da conoscere e da non perdersi. E ultima ma non ultima cosa, ricordati che c'è il nuovo negozio online, dunque se vuoi anche supportare un po' il canale e vuoi avere qualcosa di bello da indossare per far conoscere le criptovalute a tutto il mondo, quello è il negozio che fa per te. Ciao Malati di Cripto, alla prossima!